Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo ed ultimo video su FIFA 20, o meglio che riguarda FIFA 20, perché come avete letto dal titolo oggi c'è un ritorno di un format nato quest'estate che vi è piaciuto tantissimo e che per qualche settimana barra mese non è più uscito, vale a dire il racconto delle vostre carriere. In particolar modo questa di carriera, quella di Nicola con la Juve Stabia, l'abbiamo già raccontata in un video che vi lascio qui sopra nelle schede. Abbiamo raccontato per l'esattezza la prima stagione. Mettetevi comodi, godetevi intanto il finale della prima stagione, perché effettivamente, come ci eravamo lasciati nello scorso episodio, non era proprio finita la prima stagione, mancava un dettaglio. Comunque sia, è Serie A, comunque sia, si esulta ed è un qualcosa di incredibile, di pazzesco anche questo. Seconda promozione di fila. Siamo contenti per la Serie A, è vero, però abbiamo una finale di Coppa Italia. Dobbiamo affrontare la Roma allo Stadio Olimpico. Cioè, vi rendete conto che lo Juve Stabia, squadra di Serie B appena promossa in Serie A, potrebbe da neopromossa giocare l'Europa League? Perché se dovesse vincere la Coppa Italia sarebbe così. Voi che dite? È possibile? Come finirà questo Roma Stabia? Come finirà questa cavalcata in Coppa Italia? Non posso che raccontarvelo nel prossimo episodio. E magari live con il mio commento per mettere ancor più pepe su questa meravigliosa favola dello Juve Stabia. È la finale inedita, è l'appuntamento con la storia per entrambe le squadre. Buonasera e benvenuti allo Stadio Olimpico. Un saluto da parte di Federico Marconi, pronto a raccontarvi la finale, l'ultimo atto della Coppa Italia 2019-2020. In campo Juve Stabia e Roma. I padroni di casa da sorteggio, se volessimo, sono al primo appuntamento nella loro storia in finale. Vedete anche le vittime illustri che hanno fatto l'Inter in semifinale. Ce lo ricordiamo il gol decisivo di Graziano Pellè. Discorso diverso per la Roma che se la gioca comunque nel suo stadio olimpico. Giallorossi che mancavano questo appuntamento da 7 stagioni e che hanno alzato l'ultima volta questo trofeo nel 2008 contro l'Inter. Queste scelte del tecnico Nicola Cerioni, intanto è un 3-4-3 offensivo con Danilo Russo tra i pali, poi difesa 3 per l'appunto con Capitan Tonucci, Troest e Di Marco in mezzo, Moscardelli, Di Gennaro, Adae e Isco in mezzo al campo con il tridente pesante, Del Sole, Pellè e Torromino, con i primi due che di gol pesanti ne hanno segnati in stagione. Queste invece le scelte, il 4-2-3-1 di Paolo Fonseca con Paolo Lopez e poi Dano, Mancini, Fazio e Santon in difesa con Veretout e Diawara a guidare il centrocampo in cabina di regia. Zaniolo sulla sinistra, Spinazzola e Brecalo alle spalle di Edin Dzeko, con Zaniolo che sappiamo in realtà potrà interscambiarsi con Spinazzola molto volentieri, ma intanto sul pallone c'è Pellè. È cominciata la finale con il primo possesso dello Juve Stabia. A raccogliere c'è comunque Zaniolo sulla pressione di Moscardelli, che ha promesso al suo mister e al pubblico giallorosso. Da tifoso giallorosso, in caso di gol non esulterà, ma questo lo vedremo perché intanto Russo rischia non poco con la testa. E allora Spinazzola converge per il centro, ce l'ha sul destro, fino in fondo. Spinazzola calcia ancora su Russo, arriva Diawara, Russo ancora, due volte Diawara. E poi mischia pazzesca, la palla rimane lì. Veretout, va dentro Dzeko, doppio passo della francese che li salta tutti. Arriva Zaniolo che ridà dentro a Veretout, solo esterno della rete, ma altro brivido per la difesa di Cerioni. Altra chance enorme per la Roma in questo tramonto di un primo tempo praticamente a senso unico con la Juve Stabia che ha cercato sporadicamente qualche pericolo. 0-0 che sta largo per il momento Chiediamo ai a tutti ragazzi di gli Nicola. spettatori di mettere mi piace a questo video e di iscriversi al canale YouTube di Federico Marconi. Pellè subito dentro, un gran pallone per Moscardelli, Paolo Lopez. Zaniolo non la mette giù, Isco sì e torna da Moscardelli. Doppio passo efficace perché lascia sul posto Diawara. Ispiratissimo Moscardelli stasera, fa tutto da solo, fa tutto benissimo! E segna un gol di una pesantezza unica e storica. Poi chiede scusa, l'aveva detto, in caso di gol da tifoso giallorosso non avrebbe esultato, ma intanto fa esultare come i tifosi della Juve Stabia con il mancino. 1-0, ha segnato Moscardelli. Ultimi 7 minuti e poi solo recupero per le speranze della Roma. E per la storia che sta provando a fare la Juve Stabia di Nicola. Intanto Dzeko lascia Zaniolo in area, sinistro e 1-1.
Eccolo qui, il talento di Nicolò Zaniolo, opaco nella ripresa, ma poi maledettamente decisivo, almeno per Cerioni, perché fa felice Fonseca e fa 1-1. Ha atteso l'ultimo atto della competizione, il 22, per segnare il primo gol in Coppa Italia. Lo ha trovato a 4 dalla fine. E adesso attenzione alla reazione della Juve Stabia, che comunque ha preso fiducia, anche consapevolezza, in questo torneo, e quindi Del Sole si defila e incrocia, Paolo Lopez la lascia lì e arriva Pellè per il gol del 2-1 all'89esimo. Graziano Pellè, dopo Moscardelli, dopo Zaniolo, riporta avanti e forse in paradiso la Juve Stabia. E mancano meno di 30 secondi alla fine. La Roma cerca l'ultimo a fondo con Brecalo, sinistro, e 2-2. Ma che partita è? Ma che partita è? 2-2 al 93esimo. Si andrà a questo punto, credo con ogni probabilità, ai tempi supplementari. Quando sembrava ormai finita la partita, Josip Brecalo, primo gol anche per lui. E allora sì, andremo ai tempi supplementari in questa pazza finale di Coppa Italia, e non poteva essere altrimenti. Tonucci, che ha difeso come ha potuto in questa gara, e non è una sorpresa perché dà sempre il cuore il capitano. Occhio a Carlini però, che è fresco perché è entrato da poco. Danno su di lui, Carlini corre e mette al centro per Pellè. Si salva in qualche modo la Roma, e sarebbe stato veramente difficile poi riprenderla ancora per i giallorossi, che hanno già segnato due gol negli ultimi 5 minuti dei tempi regolamentari. Ma qui sarebbe stata una mazzata non da poco, anche sotto il punto di vista atletico. Brecalo cerca di affondare con il doppio passo, e tanto per cambiare, Tonucci dice di no, l'arbitro fischia e la Coppa Italia si deciderà ai calci di rigore, per capire se sarà la Roma ad alzare per la 10ª volta questo trofeo o se sarà una neopromossa a giocare la prossima Europa League. Tutto pronto, partirà Pellè per primo contro Pau Lopez. Rete! Palla da una parte, portiere dall'altra, e comunque rigore perfetto. Risponde Veretù e risponde benissimo, palla al centro della porta, nulla da fare per Russo. Adesso tocca a Capitan Tonucci. Destro, Pau Lopez. Parte Dzeko e Russo ci arriva. Sembrava di no, ma l'ha presa, e allora si resta 1-1. Occhio a Moscardelli con il sinistro, e palla nello stesso angolo già imbucato in partita. Kluivert, Russo con i piedi. Tocca Del Sole per andare a più 2. Parte il 18, Pau Lopez. E allora la Roma è potenzialmente ancora viva? No, perché Dano sbaglia. E allora attenzione, perché Di Gennaro con il sinistro ha la concreta chance di fare la storia per la Juve Stabia, per l'Europa League, per la Coppa Italia. È pronto il numero 8 di fronte a Pau Lopez. Cerca l'angolo giusto. Olimpico in silenzio. Di Gennaro con il sinistro toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali e manda in paradiso, stavolta per davvero, Nicola Cerioni e la sua Juve Stabia al termine di una stagione da film. Secondo posto in Serie B e promozione diretta in Serie A, ma soprattutto Coppa Italia alzata al cielo ai danni di un gigante come la Roma di Paolo Fonseca. Hanno vinto i ragazzi di Cerioni ai calci di rigore, e allora io vi lascio godere lo spettacolo. Stabia.